Ve l'ho portato, eh. Devi esprimere il tuo parere anche sull'Inter, sul passaggio agli ottavi di finale. Hanno buttato fuori il Barcellona, ma dobbiamo parlare per forza di cose. Anche di Napoli. Un Certamente. Napoli che non si ferma. Un Napoli che non guarda in faccia a nessuno. No, Nonostante è qualificato assolutamente. da 8 giornate. No, gli interessa niente. Chi gli capita davanti, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Ciao! E ben ritrovati, ragazzi. Ciao a Vi tutti. invitiamo a lasciare mi piace su questo video per supportare i nostri contenuti. Vi ricordiamo che è gratis, più mi piace lascerete, più ci invoglierete a fare tanti altri contenuti calcistici. Iscrivetevi e attivate la Certo. campanellina su questo canale e sul secondo canale YouTube di calcio per ricevere sempre le notifiche quando pubblichiamo, così non vi perdete niente. Iscrivetevi e attivate la campanella sul terzo canale YouTube perché sta per uscire finalmente un Quel video, contenuto. quel video. Tutti i canali in descrizione o durante il video compariranno qui. Partiamo Rapidamente dall'Inter, sull'Inter, non ovviamente. tanto secondo me, poi fai te, Sì. sulla partita giocata perché potevamo immaginarci tante reti, 4-3, No, ma 4-0, infatti sulla ma partita. sull'andamento Sulla dell'Inter. partita c'è ben poco da dire, perché ovviamente il risultato parla abbastanza chiaro. Non dobbiamo di certo dilungarci su questo, perché, ragazzi, tra l'Inter e Viktor Eriksen. Però facciamo una precisazione, tra questa Inter, perché se poco poco l'Inter stava ancora con lo stesso stato di forma di un paio di mesi fa, Fosse stata ancora con un mese e quello stato mezzo di fa, pre-Barcellona, forma, sì. Sì, ragazzi, io non lo so quello che ci poteva uscire fuori. E invece, ragazzi, è obiettivamente un'impresa quella che fa l'Inter in questo girone, perché credo 9 su 10 davano l'Inter per terza. Io stesso l'ho detto, anzi, forse ricordo pure le percentuali. Ho detto tra Inter e Barcellona: se c'è una che deve passare, il Barcellona con almeno un 65% di ok, probabilità manco mi rispetto ricordavo, all'Inter. ok. Però comunque, raga, a finire il girone con 10 punti, anzi, no, a finire con una giornata ancora che manca, 10 punti è tanta roba, veramente tanta roba. Passi come secondo, vai proprio, cioè, ma lo sai che vuol dire? In scioltezza, Perfetto, e più di per te così ha non fatto potevano fare. un'impresa o è esagerato parlare di È impresa? un'impresa vera e propria, secondo me. Perché mandi il Barcellona in Europa League e non è cosa da poco. Cioè, adesso io penso che le squadre d'Europa League staranno a tirare veramente tante, tante parolacce all'Inter che ha mandato giù il Barcellona, e non è una squadra facilissima da affrontare. Però questo le dimostra quanto l'Inter sia una squadra che anche a livello europeo sa esprimere un certo tipo di calcio, perché comunque il Barcellona non è più quel Barcellona sommerso dai problemi. Cioè, adesso sembra obiettivamente un pochino più tranquillo anche in campionato. Viaggia a dei ritmi importanti, è seconda dietro solo al Real Madrid a 3 punti di distacco, che hanno giocato contro, tra l'altro, e lo scontro diretto l'ha vinto il Real. E i 3 gol dei 4 subiti li ha fatti Real Madrid. Assolutamente. Quindi, se pensi che il Barcellona è una squadra che in campionato viaggia alla grande, anche in È Champions ti ancora aspetti di più un tantissimo. traguardo importante per l'Inter, Assolutamente no? sì, perché di Tutt'al più. contro l'Inter in campionato non è andata Ma benissimo. si sta Finora si sta riprendendo. riprendendo. Sempre però dal momento in cui è arrivata quella vittoria che ha stravolto, secondo me, la stagione Proprio col dell'Inter proprio Barcellona. contro il Barcellona. E qui ti lancio una rapida provocazione e poi passiamo a Napoli. Che Sì. possa essere questo un Barcellona 2.0? Cioè, può arrivare lo switch dello switch da parte dell'Inter e alzare ulteriormente l'asticella perché dice, con questa vittoria contro il Viktoria Plzen ci siamo qualificati agli ottavi. Abbiamo buttato fuori Barcellona, adesso dobbiamo far vedere quello che valiamo anche in campionato. Guarda, colgo la tua provocazione però in parte, perché comunque l'Inter già sapeva per certo, era quasi una formalità che il passaggio agli ottavi era scritto, era già fatta, era impossibile non cogliere un'occasione così ghiotta contro una squadra molto più scarsa, inferiore decisamente rispetto a loro, quindi era una pura formalità secondo me. Però dà ancora più morale, perché è ufficiale il passaggio del turno dell'Inter. A maggior ragione alzeranno ulteriormente l'asticella, e lo faranno sicuramente anche in campionato, ma secondo me già lo hanno fatto. Quindi è solamente ormai una questione di tempo: da qui fino al 13 novembre vedremo una grande Inter, secondo me.
Napoli, Sì. dicevamo a inizio contenuto che sono già qualificati da 16 giornate all'incirca. È Sì. una squadra pazzesca sotto ogni punto di Ma vista. Napoli non c'ha Non proprio, non ha tanto per la limiti. vittoria contro i Rangers, ragazzi, Che ci che in aspettavamo tutti casa quanti. potevamo ipotizzarla. No, ma Ma c'è. io aggiungerei, visto che qui non ho espresso neanche io il mio parere, Certo. non negli 11, non nei 22, quanti sono totale? 23, 25, 26? Ma io penso che il Tutti gli Napoli. Il effettivi. Napoli c'ha due squadre piene, cioè quindi c'è un ricambio preciso per ogni ruolo. Quindi il Napoli non pecca in nessuno dei ruoli. Nulla. C'ha un sostituto sempre e comunque, specialmente là davanti, perché, raga, là sono sei. Sono sei No, che ma girano allo stesso ok, ma modo. la grandezza sono Ma fanno impressione, il Cholito Simeone Sì, e vabbè, Osimhen. ma vabbè, no, proprio. Non gioca Osimhen, gioca Simeone. Oggi aveva la grande possibilità di continuare a dimostrare Sì, che non lui non è secondo è secondo a a nessuno. Osimhen, Sì, sì, che sì, sì, è un sì, sì. giocatore che quando viene chiamato in causa butta la Ci palla in sta. rete, punto e Ci basta. sta, E l'abbiamo assolutamente. visto, non ha buttata solamente Concordo. una oggi e Concordo in pieno. se ne è mangiati pure un bel Concordo. po' di gol. Concordo in pieno, ragazzi. Ma infatti è questa cosa che fa impressione del Napoli. Ma poi, se devo andare a esaminare un Non pochino è più in. deciso però il primo posto, eh? Si decide tutto ad Anfield. Ok, si decide tutto ad Anfield. Ad Anfield, poi lo sappiamo, è quel posto dove qualunque tipo di impresa può accadere. Ovviamente non parlo a favore del Napoli, ma parlo a favore del Liverpool, No, no, pure a perché favore del Napoli può anche a accadere. favore del Napoli può accadere, perché Costo per Napoli. questo Napoli non è impossibile nulla. Però ti dico che se vado a esaminare le prime 5 partite, Napoli fa 15 punti. Che tutti davamo il Napoli per secondo, perché vedevamo il Liverpool No, irraggiungibile. dicevamo addirittura se la Se la giocherà con lotta con l'Ajax, l'Ajax. No, esatto. secondo. Se la Se la lotta lotta, con l'Ajax, perché l'Ajax va però sempre rispettato, abbiamo visto. va benissimo, deve essere sempre rispettato, però io vedevo comunque il Napoli favorito rispetto all'Ajax, ma non immaginavo di certo una situazione di classifica alla quinta giornata in questo modo. Impossibile pronosticarlo, ma per tutti. E visto che ho fatto prima il paragone tra le squadre che vanno bene in campionato e vanno bene in Champions, finora ho detto una squadra che l'Inter in campionato non è andata benissimo e in Champions ha fatto un'impresa. Il Barcellona che in campionato sta andando benissimo, ma ha fatto malissimo in Champions. Napoli assopiva tutto. Vado bene dappertutto, Anzi, il vado, Napoli non solo in vado. campionato Mamma mia. sta andando a. Vabbè, parliamo proprio di robe fantascientifiche. Ma in Champions ancora meglio! In Champions ancora meglio del Pazzesco. campionato! Questa, con la vittoria contro i Rangers, è la dodicesima vittoria Non consecutiva! è undici. L'undicesima era contro di noi Quindi. già! Contro i Rangers è la dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Io non, adesso veramente voi mi direte prima o poi, ok, sto Napoli si dovrà fermare. Ditemi quando? E ditemi Chi? chi, come, Come? quando e perché. È assurdo, è Non riesco a assurdo, è assurdo. Io immaginarmelo. chiudo dicevo prima Simeone, ok, ma pure lo stesso, alla fine, Ndombele, Sì, ma anche in difesa, Icardi! cioè, Sì, veramente, è un ma gruppo talmente assolutamente! unito che Ma ormai scherzi, Østigard! Ma chi veramente, ma. va in campo la differenza non Ormai esiste, proprio non non c'è esiste. nessuna differenza. Non E c'è questo nessuna potrebbe essere differenza. l'ambiente giusto per vedere al Napoli fare qualcosa di importante. Parlo in generale, eh. Possono portarsi a casa un trofeo quest'anno, che sia una Coppa Italia, che sia la Champions, insomma, è già un altro tipo di traguardo, ma con sto Napoli mai dire mai. O uno scudetto, ne Ne riparleremo. riparleremo, però te dico, per l'Europa un pensierino magari tenuto bello nascosto, ma campionato e Coppa, secondo me, Coppa Italia, Fattibilissimo, ma ma fattibile, tutto alla fattibile. straportata. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione, contenuti consigliati. Ciao ragazzi, alla prossima. Con un nuovo video.